Eureka! Non è solo un'esclamazione quando si trova qualcosa, ma un progetto, suddiviso in due proposte, che riguarda l'Università d'Annunzio. L'idea arriva dai giovani del Partito Democratico e dall'Associazione 360 Gradi, che chiedono al consigliere universitario aggiunto è di incrementare la mobilità tra Chieti e Pescara. Abbiamo deciso di mettere al centro delle nostre proposte il mondo studentesco e soprattutto il mondo universitario. Per questo abbiamo creato il progetto Eureka, che è diviso in due proposte, che è semplicemente la prima parte di un lavoro che poi andrà avanti in questi anni. Una per la creazione del consigliere universitario aggiunto, un'idea che si basa sul modello urbinese fondamentalmente, mettendo il presidente della consulta degli studenti all'interno del consiglio comunale, quindi dando voce realmente al mondo universitario, ed uno elaborato appunto con i ragazzi dell'associazione 360 gradi, che riguarda la viabilità del polo d'Annunzio, quindi che interessa la provincia di Chieti e la provincia di Pescara. Abbiamo costruito questa proposta per riuscire a farli spostare più facilmente tra i due poli, oltre che cercare di migliorare la loro vita, diciamo, fuori dall'università, con degli autobus notturni ed altri servizi che possono essere più utili a uno studente e che possono migliorare la vita universitaria nell'area chietino-pescarese. E sono proposte che apportano valore a alle due città, grazie all'intervento verso gli studenti. E come ben sappiamo, gli studenti, soprattutto i fuorisede, apportano un valore, un grande valore alle città universitarie, quindi queste proposte sono fatte per dare una diffusione di valore bidirezionale. Le città donano e salvaguardano il benessere degli studenti e gli studenti, frequentando le città, daranno sicuramente valore, come succede in altre città universitarie come ad esempio Bologna, Milano, eccetera. E la proposta nel dettaglio di cosa si tratta? Si tratta di varie proposte che riguardano sia gli orari dei pullman e dei treni, sia l'abbonamento, che si vuole creare appunto un abbonamento proprio degli studenti che vada a cogliere le loro necessità. E tra l'altro cerchiamo di ampliare e di pensare veramente allo studente come una parte attiva, cercando anche delle corse notturne che possono andare a favore proprio della città e dello studente, visto non come mero persona che studia e che sta lì solo per studiare, ma anche per vivere la città nel pieno senso della parola.